Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Piz. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade. Buonasera. Dunque, ora non so, è una cosa abbastanza per operatori, ma anche per chi in questo mondo del food ci dovrà lavorare, quindi abbiamo visto che è difficile capire per cosa si sta studiando, quindi qualsiasi cosa state approfondendo è probabile che ne facciate un'altra, magari aprirete un ristorante. Allora, il primo scenario che voglio che abbiate chiaro è che questo non è un ristorante. Cioè, se pensate che lavorare in un ristorante sia quello che vedete a MasterChef, avete finito. Ho parlato di recente con una preside di una scuola alberghiera, dice: guardano MasterChef e si segnano a cucina. E poi c'è da sbucciare le patate o da pulire le cozze. E non è che si fa per un mesetto, si fa per qualche anno. Pertanto, quando fate delle scelte, che è meglio di cambiare, voi cambiate, però scegliete voi di cambiare. Datemi le... Spesso vi dicono di lasciare la zona di comfort, così ci stanno più larghi quelli che ci rimangono. Oppure vi dicono di cambiare perché dovete cambiare. Voi scegliete se cambiare o no. Datemi retta. Allora, vediamo cosa cambia, così poi scegliamo meglio. Allora, nel turismo non è cambiato qualcosa perché sono cambiate delle piccole cose. Nel turismo è cambiato qualcosa perché sono arrivati i treni, gli aeroplani, le stazioni, e poi è arrivata un'altra tecnologia che sembra più semplice ma abbastanza più complessa. Nel 96 succede la madre di tutte le battaglie. Nel 96 Microsoft e IBM si mettono insieme e inventano Expedia. Per tanti non è successo nulla. Se ne accorge un tale Michael Bloch e il 9 settembre dello stesso anno, mi pare che Expedia l'abbiano fatta a giugno, e lui a un certo punto gli dice all'operatore con questa lettera su questo giornale scientifico, spiega che se gli operatori non cambiano il loro approccio al mercato, questo internet li farà sparire. 96. Nel 99 leggo sul Sole 24 Ore che in America in 3 anni sono spariti 600 tour operator. È buffissimo, perché questo è un inserto del Sole 24 Ore sul turismo del 99, è sponsorizzato dall'Alpitour, che a quei tempi era il colosso dei viaggi in Italia, uno dei più forti operatori in Europa, e nell'ultima pagina, se prenotavi, vincevi un telefonino. Cioè, questi prenotavano già da casa il volo, la macchina, e noi si regalavano i telefonini. E va bene, è andata così. Cosa avevano dato per scontato sbagliando gli operatori? Dice: ma figurati, questi vendono le camere, io ho le camere, io sono un albergatore, sono un operatore, ho gli allotment, i contingenti di camere dei quali si dispone in gergo vengono chiamati allotment. Poi ora, se guardate, è buffissimo, perché su internet gli operatori che fanno i soldi con le macchine non posseggono macchine,
Gli operatori che fanno soldi con i contenuti non posseggono contenuti. Il più grosso punto vendita non ha magazzino e il più grosso venditore di appartamenti non possiede un immobile. Allora, cosa stava succedendo? Perché tutti pensano che Booking, TripAdvisor, Expedia vendano le camere ai turisti. Non c'è niente di più falso. Queste piattaforme vendono la visibilità su internet agli albergatori. Se non si comprende questo passaggio, non comprendiamo il gioco che stiamo giocando. Allora, questo si è visto con gli hotel, con le camere. Oggi parliamo di food e perché Rodolfo mi ha invitato a parlare di online travel agency, cioè degli operatori che vendono turismo online come Booking, come Expedia, nel mondo del food. Guardate cosa sta succedendo. Nel 2014, all'improvviso, TripAdvisor compra 4 piattaforme che nel mondo prenotano tavoli nei ristoranti. Ora, si pensava che la cosa più difficile da fare per mettere sul mercato un qualche prodotto sia quello di farlo bene. Ma se voi vi limitate a fare un buon piatto di spaghetti, siete a metà dell'opera, perché dovete trovare quello che quegli spaghetti non solo li mangi, ma li paghi pure. Perché se no, non state giocando questo gioco. La distribuzione è una cosa che ci riguarda molto più da vicino, perché se qualcuno pensa che questo fenomeno stia interessando altre parti del mondo e non l'Italia, si sbaglia. Addirittura guardate cos'è successo di recente. La più forte piattaforma di viaggi, TripAdvisor, ha fatto un accordo con Ticket Restaurant. Cioè, sta nascendo una piattaforma dove chi è in pausa pranzo può trovare il negozio, il ristorante più vicino dove sono accettati i Ticket Restaurant e che ha anche la migliore reputazione, perché ci sono anche le recensioni. Quindi sono cose che possono accaderci. Allora, perché anche quello del ristoratore in questo momento tecnologico sia un lavoro ben fatto, bisogna preoccuparci dell'organigramma aziendale, bisognerà pur mettere qualcuno che risponda al telefono. Guardate, non è una cosa banale, perché con la geolocalizzazione finiremo per ricevere sempre più telefonate all'ultimo momento, e non, delle volte non ti rispondono al telefono. Quando cerchi di sapere se c'è un tavolo disponibile in un ristorante, non ti rispondono perché stanno seguendo gli altri ospiti. Anche la tecnologia che si utilizza, delle volte basta anche un dirottamento di chiamata, però è importante che anche in una piccola struttura si domini la tecnologia e possa essere utile. La formazione, queste cose si comprendono studiando continuamente. Se si vogliono un po' anticipare, basta seguire qualche fonte estera, in particolare quelle americane, e si capisce con un pochino di anticipo quello che sta succedendo. Poi vabbè, la reputazione e la geolocalizzazione sono cose che conoscerete, perché immagino che anche qualcuno di voi abbia sentito parlare di TripAdvisor. Nel food, grazie a internet, succedono tante altre cose che sembrano cose di piccola entità che non possono spostare gli equilibri. Eppure pensate, a un certo punto una nonnina di 96 anni fa il social eating, cioè si può andare da questa signora a cena la sera, e a questa signora gli risponde il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico e gli dice: stai attenta, perché proponendo del cibo a degli avventori comunque devi rispettare alcune norme. E ora mi chiedo se un piccolo operatore che vende le sue cene con queste piattaforme che conoscerete, per esempio Ognammo, si dovesse dotare di tutti gli accorgimenti a livello di infortunistica, di igiene di un ristorante, avrebbe delle serie difficoltà a stare sul mercato. Eppure questi player, come vedremo dopo, stanno cambiando gli equilibri del mercato, e ci sono diversi anche che fanno vivere diversamente questa
l'esperienza di pranzare a casa di altri. Ci sono alcuni che sono studiati per chi lavora e quindi ha poco tempo e pochi danari, e mi pare che addirittura con People Cooks si mangi con 8 euro un primo, un secondo e un frutto. Poi c'è Eat to Eat, che è più dedicato al turismo e è dedicato a chi è in viaggio, mentre Gnammo è più un social eating. Poi ci sono degli aspetti simpatici tipo cene clandestine, ci si riunisce in un luogo dove si fanno delle cene a tema con degli chef stellati e poi si devolve tutto in beneficenza, anche se non è il classico business, però sono offerte sul mercato che spostano gli equilibri. Pensate a Cuba, pare che nel 96 ci fu una grossa crisi, liberalizzarono la possibilità di offrire nelle case i pasti e pare che questa cosa abbia salvato l'economia cubana. Adesso i paladar, così si chiamano, addirittura sono talmente organizzati che offrono le loro cene con le smart box. Sempre bisogna capire il contesto per poter scegliere e muoversi in questo lavoro, e vi ho fatto due esempi, quello del proibizionismo in America, che come si sa storicamente non ha portato poi ai risultati che si sperava, anzi ha creato malavita e anche il consumo di alcol non è calato. Un'altra cosa abbastanza banale è successa con degli stati americani che hanno aperto al turismo della marijuana. Si pensava che questa cosa potesse in qualche modo spostare dei flussi turistici e la risposta che c'è stata a livello di flussi è stata, a parte uno dove è rimasto un influente, negli altri posti ha scoraggiato le persone ad andarci. Quindi anche quando si fanno delle scelte bisogna avere dei dati certi. Ad esempio Airbnb, che sembra sia la rovina di tutti gli albergatori, per alcuni è un competitor, per altri no. E poi succedono cose strane. Airbnb è stato ritenuto un competitor preoccupante dai 5 stelle spagnoli, cioè quindi ha toccato il turismo di alta fascia. Un modo con il quale un ristoratore può trovare delle opportunità è quello di spostare il suo ristorante fuori dal suo ristorante. Stamattina mi pare si chiami Pizza Bo, quello che è stato presentato. Quello è un sistema di distribuzione che consente a chi c'ha una pizzeria di arrivare in tutta la città, e ci sono delle piattaforme impressionanti. Just Eat fa 700 milioni di sterline di fatturato. Questo è un altro simpaticissimo, Uber, che qui da noi conosciamo come i servizi sostitutivi dei taxi, in alcune città sta provando la consegna del cibo a domicilio, ma il cibo ad un certo livello, e lo sta provando a fare a Los Angeles, New York, Toronto e Barcellona. Anche qui si tratta di un consumo di alta fascia, quindi non è una cosa banale anche il food delivery. Poi c'è il couponing, forse voi lo conoscete, è un sistema di vendita molto aggressivo che vi consente di risparmiare un sacco di soldi. Agli esercenti delle volte ha aiutato a raggiungere il fallimento abbastanza velocemente, perché non avevano capito come funzionava questo strumento. Ma questa è un'altra piattaforma che facilita la commercializzazione, quindi se non sapete quali sono gli equilibri con i quali si distribuisce i costi, si finisce per mettere in grave difficoltà l'azienda. Qui, come vi dico, queste piattaforme non sono poi così, non offrono la possibilità di distribuire in segmenti di mercato bassi, come si diceva, i target con poca propensione alla spesa. Ci sono addirittura degli alberghi come l'Hilton che sfruttano queste piattaforme per fare il revenue degli orari del ristorante, cioè cercano, cambiando le offerte, di dirottare la richiesta dei turisti su determinati orari dove l'orario consente di avere dei tavoli liberi e quindi di sfruttare dei tavoli che sarebbero rimasti invenduti. Pertanto, come vedete, queste piattaforme possono essere utili per tutti. TripAdvisor perché ha comprato tutti quei siti
di prenotazioni alberghiere, di prenotazioni di ristoranti, perché li sta inserendo sulla piattaforma delle recensioni. Quindi quando voi andrete a consultare qual è il vostro ristorante più vicino con il geolocalizzatore di TripAdvisor, che è la seconda app più scaricata al mondo, potrete avere anche l'opportunità di prenotare un tavolo subito col vostro telefonino. Questa l'ho inserita perché tutti mi dicono: ma allora togliamo il telefono, perché intanto tutti prenoteranno così. No, c'è una cosa banalissima alla quale non tutti pensano, che quando c'hai in mano un telefono è molto probabile, sembra strano, ma che tu telefoni. Quindi è probabile che una grossa fetta di coloro che si informano poi finiscano per fare il numero di telefono. Però succederà sempre più vicino al momento in cui si usufruirà del servizio. Quanto costerà tutto questo? Rodolfo tempo fa fece un conto di quanto gli albergatori italiani spendono in commissioni, ma siccome è una cifra troppo grossa io non me la ricordo. Ho fatto lo stesso studio sulla Maremma, lo ufficializzeremo di recente, ma gli operatori maremmani potrebbero perdere, se si comportano più o meno bene su internet, circa 1 milione di euro all'anno di commissioni che potrebbero risparmiare. È un dato che sta crescendo. Addirittura si parla di perdite probabili di PIL di 3 milioni di euro. Quindi, insomma, essere in modo corretto presenti su queste piattaforme può fare la differenza, specialmente per delle destinazioni medio-piccole. Le piattaforme più importanti che fanno questi servizi di prenotazione sono OpenTable e The Fork, che ora è stata rinominata la sezione italiana, si chiama La Forchetta. E la prima, quella verde, fa capo a TripAdvisor, la seconda fa capo a Priceline, che è la società che controlla Booking.com. Siamo alle solite. Come vedete. E allora cos'è successo? Ero poco tempo fa a Cesena, dove c'è stato un convegno nazionale di Confesercenti, sono usciti fuori questi dati. Solo il social eating, escludendo quello che viene transato con le piattaforme di prenotazione di ristoranti, ci sono 7.000 cuochi che offrono le cene a casa. Nel 2014 sono stati proposti 86.000 eventi, quasi la metà sono andati a buon fine. Le regioni più attive sono le quattro che vedete. Quanto vale? Questo giochino, che all'inizio, l'anno scorso, secondo il centro studi turistici, vale 7,2 milioni di euro. E pare che siamo all'inizio. Ora, mi pare che ci sia una certa somiglianza fra quello che è successo negli alberghi e quello che sta succedendo nei ristoranti. Guardate questa: più della metà delle imprese iscritte nel 2010, stiamo parlando di bar e ristoranti, ha cessato la propria attività nel primo semestre 2014. Qui ho messo due strumenti che possono servire ai ristoratori. Uno è un software che valuta la reputazione online, l'altro è uno dei primi libri italiani che tratta di questi fenomeni. Io ho finito, la presentazione la potete scaricare copiando la URL lì sotto. Wow.